Il paesaggio nelle storie di Sebastiano Vassalli. Pubblicato dalla casa editrice Einaudi nel 2007, ora edito da Burr, L'italiano è un romanzo che racconta, in 11 storie, il carattere nazionale dell'italiano, con i suoi difetti e i suoi pregi. Lo fa attraverso le figure di personaggi del passato e del presente, dall'ultimo doge di Venezia al commendatore Emanuele Notarbartolo, prima vittima della mafia, dal padre della patria Francesco Crispi alla femminista Sibilla Aleramo, fino al signor B, detto l'arcitaliano, che ha unito, in uno solo, un doppio paese, quello legale e quello sommerso, illegale. Per Vassalli, l'italiano è colui che, chiamato da Dio nel giorno del giudizio universale, risponderebbe: chi? Io? È colui che Dio collocherà in un posto speciale, dove teneva i bambini, il limbo. Fuori dalla finestra era primavera. Gli alberi del Pincio, uno dei colli di Roma, erano tutti fioriti. E via Margutta, la strada dove Sibilla Aleramo abitava già da qualche anno e che ormai era entrata a far parte di lei e della sua vita, come nessun altro luogo in passato, continuava ad essere ciò che era sempre stata. Un piccolo villaggio, in mezzo a una grande città. Bastava socchiudere la finestra, in quel villaggio, e si sentivano le grida di qualcuno che si offriva di aggiustare ombrelli o di stagnare pentole, si sentivano cantare i galli, alla mattina e anche durante il giorno, perché negli anni della guerra, ogni terrazza era diventata un pollaio, e ogni abbaino era diventato una piccionaia. Sebastiano Vassalli, l'italiano.